Amazon FBA, che cos'è e come funziona? In parole semplici funziona così, tu vendi, Amazon spedisce. Ci hai mai fatto caso quando fai un acquisto su Amazon e leggi venduto e spedito da Amazon, magari anche con Amazon Prime, eccetera? Ecco, nella maggior parte dei casi quello lì è un venditore che ha affidato completamente il servizio di spedizione ad Amazon. Ma come funziona però nello specifico? Ad esempio io, venditore, voglio iniziare a vendere su Amazon, affidando completamente ad Amazon la gestione della vendita. Quindi dovrò provvedere ad inviare i prodotti direttamente al centro di immagazzinaggio di Amazon, dove i prodotti verranno memorizzati ed immagazzinati. Amazon si occuperà anche del controllo dell'inventario. Quindi quando un cliente ordinerà il prodotto su Amazon, lo staff di Amazon si occuperà dell'imballaggio dei prodotti venduti e successivamente spedirà i prodotti in base al metodo di spedizione che ha scelto il cliente. E infine lo staff di Amazon si occuperà anche del servizio clienti e della gestione dei resi, quindi praticamente di tutto quanto. Sicuramente uno dei più grandi vantaggi di essere venditore Amazon FBA è sicuramente quello di essere Prime accessibile, ovvero i tuoi prodotti verranno spediti col metodo Prime e quindi i tuoi prodotti saranno sicuramente in risalto rispetto alla concorrenza. Un altro vantaggio è che i clienti possono usufruire del servizio free shipping, ovvero la spedizione gratuita. Un altro vantaggio che secondo me è davvero importante è il post vendita, ovvero non ti devi più occupare della gestione post vendita. Una volta venduto, si occuperà Amazon stesso del servizio clienti, di eventuali resi e via discorrendo. Per non dimenticare il vantaggio principale che abbiamo i nostri prodotti su Amazon e quindi, naturalmente, hanno una grandissima visibilità e un tasso di conversione molto più alto rispetto a qualsiasi altro e-commerce o shop che possiamo creare in qualche modo. Naturalmente, come tutte le cose, non ci sono solo aspetti positivi. Ci sono naturalmente dei costi da affrontare perché Amazon non fa tutto questo gratuitamente per te. A breve parlerò anche un attimino nel dettaglio dei costi. Amazon ti fa pagare anche un prezzo per lo spazio occupato dentro il magazzino, quindi abbiamo una serie di spese. Si occuperanno loro dell'inventario, questo magari per alcuni venditori può essere un problema perché vogliono avere sotto controllo tutta la situazione. Ed infine un altro problema potrebbe essere proprio quello di affidare tutta la logistica ad Amazon, no? Per quanto possa essere una delle principali aziende al mondo, le cose possono accadere, quindi ci possono essere ritardi, errori nelle consegne, danni procurati alla merce e via discorrendo. Ora passiamo un attimo ai costi. Ci sono due abbonamenti disponibili. Un abbonamento base e un abbonamento pro. Se sei un piccolo venditore e sei agli inizi, puoi accedere all'account base. Con meno di 40 spedizioni mensili, l'account sarà gratuito e pagherai soltanto sul prodotto venduto. Se sei invece un medio-grande venditore, hai la possibilità di accedere all'account pro, con appunto spedizioni illimitate, al costo di 39 euro più IVA al mese. Per ogni prodotto che vendiamo Amazon si prende una percentuale che dovrà andare a coprire diverse spese, ad esempio per la gestione degli ordini e gli imballaggi e, come vi stavo dicendo prima, anche per lo spazio occupato all'interno del magazzino. Poi ci sono altre spese in caso di prodotti speciali, oversize e anche per gli articoli che rimangono per troppo tempo in magazzino. Quindi insomma ci sono delle spese da affrontare, però d'altro canto abbiamo la possibilità di vendere su Amazon, che non è assolutamente una cosa da poco. Qui in descrizione ti lascerò il link per fare l'iscrizione, come sempre qui la playlist dell'idea di business, qui sopra il pulsante per iscriverti al canale e noi ci vediamo con la prossima idea di business. Ciao!